Ma l'Etna e lo Stromboli sono collegati? Ciao a tutti, sono Roberto Guardo e questo è il mio canale sulla geofisica, vulcanologia ed altre cose. Questo è quello che mi chiedono amici, parenti, conoscenti e non, praticamente ogni volta in cui uno dei due vulcani fa un'eruzione e l'altro, poco dopo, fa lo stesso. La risposta a questa domanda, cioè se l'Etna e lo Stromboli sono collegati, non è univoca e dipende dalla scala a cui guardiamo i vulcani. Prima di iniziare a provare a dare una risposta il più esaustiva possibile, dobbiamo fare una, o meglio, due premesse. La prima è che, spoiler, la Terra non è piatta. Mi spiace dover dare questa notizia e mi spiace soprattutto dover fare questa premessa, ma sembra che nel 2019 si debba fare. Quindi, fatta. La seconda è che la Terra è divisa in strati, un po' come fosse una cipolla. Quindi, prendiamo in considerazione proprio una cipolla per iniziare a spiegare un pochino la struttura interna della Terra. Come potete vedere, ci sono gli strati, gli anelli, buoni quelli fritti. Iniziamo dal più esterno, che è la crosta. Senza cercare di andare troppo in dettaglio, chiamiamola semplicemente crosta. La crosta terrestre galleggia come fosse una zattera su questa zona della Terra, caratterizzata praticamente da rocce fuse ad altissima temperatura, che è il mantello. Poi c'è il nucleo esterno e il nucleo interno. Quello che a noi interessa è questo strato sotto la crosta, il mantello. Ed è in questo strato, in questa zona della Terra, dove si formano i magmi. Magmi che poi vengono eruttati da tutti i vulcani. Quindi, se consideriamo i vulcani a questa macroscala, a questa profondità e in questa zona, sì, possiamo dire che sono collegati perché è lì, nel mantello, che si formano i magmi, e è da lì che, tra virgolette, pescano il magma che poi viene eruttato. Se invece considerassimo l'Etna e lo Stromboli è una sorta di canale orizzontale che li collega, o immaginare una, per così dire, camera magmatica che quando riceve un impulso dal mantello, prima passa dallo Stromboli, poi arriva all'Etna, o viceversa, no, in questo senso non sono collegati. Oltretutto, nel 2008 c'è stato qualcuno che si è posto questa stessa domanda e ha fatto uno studio. Link in descrizione, e quello che si è visto da questo studio in cui si sono messi in comparazione l'Etna, lo Stromboli e il vulcano è che in realtà i vulcani che tra loro hanno meno correlazione sono proprio l'Etna e lo Stromboli. Se invece la domanda fosse ma la causa che produce un'eruzione di uno e dell'altro è la stessa? La risposta potrebbe essere sì. Potrebbe esserci una causa comune all'eruzione di uno o più vulcani nella stessa area geografica. Per farvi un esempio un po' più tangibile, mi rivolgo a voi, mie amiche e miei amici brufolosi. Se avete un brufolo in faccia e lo spremete, non è che ve ne spunta un altro, o se siete sfortunati e ne avete due e ne spremete uno, non è che l'altro scoppia. O almeno non credo, a me non è mai capitato, per fortuna. E allora la domanda la faccio a voi, visto che io di brufoli non ne capisco niente, ma i brufoli sono collegati? No, guarda, scherzi a parte. Se siete interessati a capire meglio o a sapere di più sulla struttura della Terra e su come funzionano questi fenomeni, chiedete. Adesso io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui in questo video. Vi chiedo di iscrivervi, lasciarmi un like
e se avete domande o suggerimenti lasciarli nei commenti, ricordandovi che non esistono domande stupide, ma solo risposte idiote. Ciao!